Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Un incidente mortale è avvenuto oggi a Bucine, in località Poggio Alto. Un uomo di 73 anni stava lavorando nel proprio appezzamento di terreno con un motocoltivatore quando, per cause in corso di accertamento, è caduto ed è rimasto incastrato sotto le zappe della fresa. Sul posto è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso della ASL Toscana Sud-Est. Purtroppo hanno solo potuto constatare il decesso del 73enne. Torniamo adesso sul caso delle due bambine investite all'uscita di scuola. L'incidente era avvenuto proprio ieri a Marciano della Chiana. Ci aggiorna Chiara Sadotti. Oggi finalmente si tira un sospiro di sollievo, le bimbe sono tornate a casa e stanno bene. Sì, stanno bene, meno male. È una festa, diciamo, un giorno nuovo delle loro vite. Stanno bene, sono già tornate a casa le due studentesse investite ieri pomeriggio a Marciano della Chiana all'uscita dalla scuola. Le due ragazzine, 12 anni, di origini marocchine, da anni residenti nel comune della Val di Chiana, erano state travolte sulle strisce pedonali da un'auto che ne aveva sbalzato una distanza di alcuni metri e trascinato l'altra sul cofano finché non è riuscita a fermarsi. Nel frattempo che sono arrivati i vigili e sono arrivati i soccorsi sanitari, ognuno di noi in qualche modo cercava quello che riusciva e si sentiva dentro di aiutare i coinvolti. Sì, io ieri non ho sentito sola, cioè, mi sono sentita, diciamo, abbracciata da tutti, vicina a tutti. Alla guida dell'auto, una Fiat 600, una 60enne del posto che si era subito fermata per prestare soccorso. Le 12enne erano state invece portate in codice rosso con l'elisoccorso della regione all'ospedale Meyer di Firenze. Hanno riportato varie fratture. Ed intanto in paese si è accesa la polemica sulla pericolosità della strada, la provinciale 25 che attraversa il paese prende il nome di via Castiglioni. Come potete vedere, le strisce pedonali sono infatti in una semicurva. È assurdo avere delle strisce in obliquo a ridosso di una curva, di una salita e di un incrocio. Non c'è niente a vista, devi stare così, così. Se sono i ragazzi che sono un po' svelti, questo è pericoloso. Le macchine viaggiano tutto a tutta randa. Unanime dunque la richiesta di interventi alla provincia. Che appunto mi aiutino proprio con questo discorso delle provinciali, perché io per ora ho già previsto questi 6 velocity box per la velocità. Le persone debbono rispettare gli esseri umani, quindi non possono guidare come se fossero così su una pista. Nei giorni scorsi gli investigatori della squadra mobile di Arezzo, a seguito di ricerche mirate, hanno rintracciato nel comune di Castiglion Fiorentino una persona ricercata in ambito internazionale, destinataria di una condanna per truffa commessa in Moldavia. L'uomo, che si trovava occasionalmente in Italia, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Sollicciano in attesa delle procedure di estradizione. E adesso torniamo invece sul caso della ex Lebuole. Ieri, come vi abbiamo già testimoniato, una giornata piuttosto convulsa, che poi però si è conclusa anche con una lettera, insomma, piuttosto infuocata, in questo caso da parte proprio della proprietà dell'area ex Lebole. All'indomani di una giornata convulsa per l'area della ex Lebole ad Arezzo, dismessa dal 2002, spesso teatro di episodi di degrado e criminalità, è la proprietà a puntare il dito contro l'amministrazione comunale di Arezzo. L'imprenditore Marco Carrara, con una breve nota, parla a nome della società ARSPA. La nota è stata pubblicata dal Corriere di Arezzo e con essa si attribuisce le responsabilità della mancata riqualificazione all'amministrazione comunale guidata da Alessandro Ghinelli. ARSPA, si legge, apprende con stupore le dichiarazioni di un consigliere di maggioranza. Il riferimento è all'intervento di Francesco Palazzini, capogruppo di Fratelli d'Italia, che chiedeva un'ordinanza di sgombero. Le paventate iniziative, prosegue la nota, inibitorie e urbanistiche, improprie e lesive dei diritti costituzionalmente protetti dalla società proprietaria, dimostrano che il consigliere non è stato affatto edotto da chi avrebbe potuto e dovuto. Delle sostanziali e numerose ragioni che riconducono all'amministrazione comunale le cause dell'attuale situazione. La società, conclude la nota, si riserva quindi in un futuro prossimo di sottoporre all'attenzione pubblica aretina le proprie considerazioni su quanto accaduto negli ultimi 7 anni.
Il comune per ora non risponde ufficialmente. Era stato l'assessore Alessandro Casi, a margine della presentazione del progetto per i giardini del Porcinai, ad esprimersi non in merito alla nota, ma in merito allo stato delle possibili soluzioni. Con l'area Lebole stiamo portando avanti con la proprietà l'interesse dell'amministrazione è quello di portare avanti un intervento che riqualifichi l'area e stiamo comunque portando avanti attraverso anche dei privati, chiaramente essendo sia di area privata sia di interesse privato, un recupero e penso che ci saranno delle novità. E alla lettera risponde il coordinatore e cittadino e capogruppo di Fratelli d'Italia per la sicurezza Francesco Palazzini. La città di Arezzo dice non ha mai tollerato alcun padrone del vapore, tanto più se viene da fuori e vuole imporre il proprio volere. Apprendo con rammarico, dice Palazzini, che come la proprietà dell'area ex Lebole non abbia colto assolutamente lo scopo principale del mio appello, cioè quello di ripristinare le minime condizioni di sicurezza di una zona così importante e strategica per la città. Depositeremo nei prossimi giorni un atto consiliare teso a verificare le condizioni proprio per l'emissione appunto di un'ordinanza. Da una zona degradata della città come l'area ex Lebole a una zona invece calda, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, più volte sotto gli occhi dei cittadini si sono insomma verificati episodi di micro o macro criminalità. Parliamo dei giardini del Porcinai, immediatamente adiacente alla zona della stazione ferroviaria. In un incontro aperto alla cittadinanza ma soprattutto alle categorie economiche, ieri il Comune di Arezzo ha mostrato quello che sarà proprio il futuro di questa area, dando anche un cronoprogramma rispetto al termine dei lavori. Sarà fatto un intervento davvero importante, ci sarà un nuovo sistema di illuminazione e anche di videosorveglianza. Una telecamera, ha detto il prefetto, è già stata installata, altre 80 lo saranno presto, appunto proprio per integrare il sistema di videosorveglianza. Ma sentiamo ai nostri microfoni il vice sindaco Lucia Tanti. Sì, è un patrimonio della città, è un patrimonio che ha bisogno di una nuova vita attraverso però la conservazione della storicità che ha. L'assessore Casi ha puntualmente spiegato quello che avverrà nel prossimo futuro, prossimo, perché si parla di 200 giorni e come data di fine, entro la fine dell'anno, e quindi credo che restituiremo alla città un patrimonio rinnovato che aggiunge però elementi di sicurezza, elementi di coesione sociale, elementi di rigenerazione urbana e civica, che era un po' la volontà dell'incontro di oggi pomeriggio, cioè quello di mettere in luce come un intervento che non è strutturale ma che è certamente potente rispetto alle iniziative che va a mettere in campo, diventa però anche un'occasione nuova per dare più sicurezza, più opportunità e più elementi di comunità in quella città. È un finanziamento ministeriale, è un finanziamento che il Comune di Arezzo ha intercettato attraverso una progettualità ed è un finanziamento che ci permette di poterlo vivere in tempi molto brevi. I 200 giorni sono i giorni che l'assessore Casi ha declinato come necessari all'intervento, quindi se la fine di aprile, come pare, potrebbe essere il momento in cui si comincia a metterci le mani, diciamo che la fine dell'anno potrebbe essere il tempo in cui traguardiamo questo risultato. Educare le giovani generazioni a riconoscere un residuo bellico e comportarsi correttamente in caso di ritrovamento. È questo uno degli obiettivi fondanti del progetto Testimoni di Pace, che dal mese di aprile rinnoverà l'impegno dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra per proporre laboratori all'interno di scuole di diverso grado, dove la memoria dei fatti del passato sarà veicolo proprio per sensibilizzare ai valori di democrazia, solidarietà e giustizia sociale. Insomma, una pace che per fortuna noi viviamo, così non accade purtroppo in tante parti del mondo. E allora le guerre, ma soprattutto anche le nuove povertà, questo è sicuramente un problema più di casa nostra, insomma sono un po' le ferite di questa Pasqua. Nel prossimo servizio il messaggio del Vescovo Andrea Migliavacca. È una occasione questa anzitutto per invitare
a partecipare per chi può nella cattedrale alcuni momenti più importanti e poi nelle parrocchie di ciascuno a tenere viva la presenza. E momenti significativi sono certamente il concerto meditazione che faremo nella Pieve mercoledì sera alle 21 e poi ancora la messa crismale. Vorrei davvero invitare, perché è una celebrazione unica in tutta la diocesi, nella cattedrale alle 10 giovedì con il nostro presbiterio, con il clero, ma anche con tutte le persone, penso per esempio ai cresimandi di questo anno. Ecco, l'invito è davvero per loro a partecipare alla messa crismale, che è davvero intensa e particolarmente ricca. E poi tra le altre celebrazioni mi piace ricordare quella della messa in cena Domini in carcere alle 16 di giovedì e la grande veglia pasquale alle 22:30 sabato sera, e arriverà poi così nella notte di Pasqua, dove avremo anche il battesimo di alcuni adulti. La guerra a livello internazionale e le nuove povertà, per quello che riguarda un po' più casa nostra, questi sono i dolori, insomma, di questa Pasqua. La Pasqua deve essere proprio un augurio di pace e che ci ricorda come la pace è il dono che il Signore risorto porta. Lui, incontrando i suoi, dice pace a voi. E ci accorgiamo che in un mondo che sempre più parla di guerra, che non ci fa vedere leader capaci davvero di cercare, di volere e di costruire la pace, noi siamo convinti che possiamo chiederla in dono al Signore nella preghiera, e chiedendola in dono siamo fatti noi, ciascuno, costruttore di pace, anche richiedendola, reclamandola, facendo sentire con la nostra voce, la nostra testimonianza, che noi vogliamo la pace, non la guerra, vogliamo gli abbracci, non le armi. E allora, ecco, credo che oggi questo annuncio e questa esigenza di pace che dobbiamo far sentire come comunità a voce alta, ecco, questo è quello che chiediamo anche in questa Pasqua. E questa è anche la settimana della prevenzione dei tumori. Oggi un convegno all'ospedale San Donato di Arezzo che ha avuto al centro la prevenzione del tumore del colon retto. Sappiamo che è un tumore frequente. È il più frequente se sommiamo il sesso maschile con il sesso femminile, ma la possibilità di essere intercettato in una situazione precancerosa, cioè prima di una trasformazione verso il tumore, per poterlo essere poi eliminato. E questo è fondamentale. I tumori del colon retto sono la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Il tumore è dovuto alla proliferazione incontrollata delle cellule della mucosa che riveste l'ultima parte dell'intestino. Una neoplasia in crescita e della quale si è parlato all'ospedale San Donato di Arezzo nel corso del convegno «Lo screening del cancro colon retto, una scelta difesa della nostra vita». Se la malattia infatti viene presa in tempo, sono maggiori le possibilità di sconfiggerla. Ovviamente si parte dagli stili di vita, che sono importantissimi, ma si arriva poi a quello che oggi è lo strumento che in Italia, in particolar modo nella regione toscana, viene utilizzato, che è lo screening del cancro del colon retto attraverso l'esecuzione di un campione sulle feci di sangue occulto. Il campione viene fatto recapitare direttamente dalla regione toscana al paziente, e aderendo in una fascia di età da 50 a 70 anni si possono individuare quelle persone che si possono eventualmente giovare, se positive, di una coloscopia che andrebbe a identificare quelle forme che possono essere, se interrotte, per permettere di prevenire appunto l'evoluzione verso il cancro. Per cui è un argomento estremamente importante, estremamente attuale, e noi cerchiamo, come dire, anche attraverso uno strumento scientifico come il congresso di oggi, di promuovere l'adesione allo screening nella nostra regione e nella nostra città. Importanti passi avanti sono stati fatti anche nelle terapie. Quando soprattutto sono nelle forme iniziali siamo in grado di curarle in una percentuale superiore al 90%, per cui anche di fronte a una diagnosi di tumore del colon, soprattutto se in una fase precoce, siamo in grado di eliminarla completamente e far sì che per queste persone possa diventare solo un brutto ricordo, ma ci sono anche nuovi strumenti terapeutici come l'immunoterapia che ci stanno dando importantissimi risultati anche nelle forme più avanzate. Per tutto il fine settimana sono tantissimi monumenti aperti in tutta Italia per le giornate del FAI, occasione in questo caso per Lucignano per inaugurare il restauro del chiostro di San Francesco e della fortezza Medicea.
E oggi è una grande soddisfazione, perché sono convinto che un luogo così bello, che finora non aveva mai avuto la conoscenza da parte degli stessi lucignanesi, poterlo aprire al pubblico e qui farne un parco pubblico con la visione di lato di Lucignano, con uno sguardo sulla Val di Chiana che è così completo, secondo me c'è davvero da poche parti. Dopo un importante lavoro di restauro, due luoghi di Lucignano tornano al loro antico splendore e sono finalmente visitabili. Si tratta della Fortezza Medicea e del Chiostro di San Francesco. Oggi è una giornata davvero storica e siamo anche molto emozionati, perché restituire alla nostra comunità due luoghi importanti, straordinariamente belli come il Chiostro di San Francesco e la nostra Fortezza Medicea è un'emozione grandissima. La straordinaria partecipazione anche del popolo di Lucignano lo dimostra quanto fosse sentita, e quindi davvero da parte mia un ringraziamento a tutti coloro che l'hanno reso possibile. Molto importante è stato il lavoro anche dei nostri dipendenti, dello staff del comune, di tutta la mia squadra. Un ringraziamento speciale al mio vice sindaco, perché anche il lavoro è l'assessore ai lavori pubblici, e poi al FAI che ha voluto proprio questa inaugurazione durante le giornate FAI. Un altro bellissimo concerto è un giovane talento ospitato alla Casa Museo Ivan Bruschi per la stagione concertistica. Miglior pianista italiano, vincitore del premio Venezia, grazie al quale si potrà esibire in un tour di oltre 20 concerti per le più importanti istituzioni musicali italiane ed europee. Giacomo Menegardi, 23enne, è stato il protagonista del terzo concerto del Festival Musicale Internazionale alla Casa Museo Ivan Bruschi. È stato veramente un mio sogno. Sempre il fatto di poter andare magari a un concorso internazionale ed esibirmi in un contesto importantissimo come può essere ad esempio il Teatro alla Fenice di Venezia, dove ho partecipato al Premio Venezia, e suonare alla Sala Grande le ultime due prove del concorso è stato veramente un'emozione incredibile. Ad Arezzo Menegardi ha portato un programma sapientemente bilanciato tra classicismo dell'Ottocento e simbolismo del Novecento. Musiche di Mendelssohn, ho eseguito la Fantasia opera 28, detta anche sonata scozzese, ispirata appunto al paesaggio scozzese del nord, e poi le stampe di Debussy, divisi in tre brani, e poi ho chiuso con il grande affresco musicale di Modest Mussorgsky e i quadri di un'esposizione. E siamo allo sport, partiamo dal calcio. Per l'Arezzo arriva la Fermana e dunque gli Amaranto inseguono la terza vittoria consecutiva. Sentiamo mister Indiani. Considerarla una partita difficilissima, come abbiamo cercato di considerarla, poi ci sono dati di fatto, basta prendere la partita precedente, Fermana meritava di vincere con la Sesto Levante ampiamente, e ieri il Sesto Levante ha dato 3 gol al Gubbio. È indicativo, basta questo per dire che il livello di difficoltà sarà la partita di domani. Ha detto non possano, loro devono vincere, loro, e nelle ultime 6 giornate se non fanno minimo 4 vittorie, sicché ragionano ancora maggiore della pericolosità della gara. Sono ambiati indubbiamente il nuovo allenatore, ma credo anche per forza. Devono andare a cercare la vittoria in tutte le maniere, ripeto, queste strivante la meritavano ampiamente, ma ampiamente. Se in allenamento dai un'intensità con 20 persone tutte coinvolte, cioè che più o meno hanno avuto tutti la loro gratificazione andando dentro, viene un livello all'allenamento. Se vai con 12-13 titolari e gli altri 6-7 sanno che non giocano, almeno che quelli 12-13 non muoiano, è chiaro che il livello dell'allenamento non può essere per far migliorare, conseguentemente migliori te come singolo.
lo dicevo dentro di me in questi giorni, no? Forse la bellezza è anche questa, no? Fino a un mese fa, se ci dicevano arrivi decimo, firmavamo con i gomiti, ora magari dice no decimo, perché decimo, vediamo se andiamo più su, ma credo sia la bellezza, questa lo stimolo ci vuole, no? Poi magari non entri nemmeno nei playoff, però lo scopo sicuramente è quello di fare più punti possibile per poter arrivarci nella posizione più alta possibile, poi la speranza e volerlo fare e la realtà magari non corrispondano, però ti devi partire da andare alla ricerca di massimo. Con un cruccio importante, cioè il fatto di dover giocare non nello stadio, diciamo, della città di Arezzo, ma in questo caso a Cortona, le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile invece affrontano l'Hellas Verona. Non dobbiamo mai rilassarci, perché l'obiettivo è sempre cercare di fare 3 punti partita dopo partita, però ecco, il morale è nettamente più alto quando si vince rispetto a quando si pareggia o quando si perde. Questa settimana ho lavorato principalmente sulla parte offensiva, ma ovviamente tocchiamo anche sempre la parte difensiva, quindi su tutti gli aspetti. Mi aspetto un avversario tosto, comunque è sesto in classifica, ha un bel gioco, ha un grande allenatore e quindi mi aspetto una squadra che viene qua per far punti, ma troverà altrettanto una squadra che ha voglia e ci riprova a fare altri 3 punti. Sicuramente il campo non ci aiuta, tra virgolette, perché essendo in casa, ma giochiamo sempre fuori casa. E quindi era meglio giocare allo stadio, però allo stadio non si può giocare e questo non sarà di certo un alibi per noi. Purtroppo nell'ultima partita si è fatto male Carlotta Nardi in una parata, quindi non avremo lei a disposizione, e ancora Bergros purtroppo con una tendinopatia. Per il resto è tutto a disposizione, quindi sono contenta in questa maniera. Ed è un fine settimana davvero dedicato ai tanti sport, in questo caso parliamo di ciclismo, perché in questo fine settimana si tiene anche l'edizione 2024 dell'Ardita, che è iniziata oggi con l'anticipo del Gravel, appunto dedicato alle bici Gravel, alla quale ha partecipato anche il CT della Nazionale di ciclismo Daniele Bennati. Il clou però, come dicevamo, sarà proprio domani con l'8ª edizione dell'Ardita, la ciclostorica dell'Alpe di Poti per bici d'epoca. Il via è alle 9 da Piazza Grande, oltre 200 gli arditi che inforcheranno le proprie bici. Non inforcano le bici, ma in questo caso invece le moto da enduro, gli oltre 200 piloti che sono arrivati addirittura da 15 nazioni in questo fine settimana per il campionato europeo di enduro che si tiene a Castiglion Fiorentino. Oggi e domani ci sono proprio le gare, si tratta di 3 giri di circa 50 km con 3 prove speciali. Ci scusiamo con i castiglionesi per l'eventuale disagio, ma questo evento rappresenta insieme ad altri anche un sostegno alla nostra economia, spiega Massimo Segantini, presidente del motoclub Fabrizio Meoni. Le strutture infatti di ricezione ricettive registrano il tutto esaurito. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.